L'agitazione faceva trepidare i loro cuori. Stavano infrangendo troppe delle regole della congrega a cui tanto avevano desiderato di appartenere, e soprattutto stavano infrangendo delle regole in nome di un avvertimento e di una sensazione a cui nessuno di loro, cinque, sapeva dare una risposta pragmatica. Che ci fosse o meno una congiura in atto era a loro sconosciuto, che avevano e avrebbero messo sotto innumerevoli rischi la loro vita per difendere quel presentimento era ormai dato certo. Allo scoccare della mezzanotte della nona sera, i cinque presero ad attuare il loro piano. Tedian Nu è la rivelazione dell'ultimo Aileen di Ilaria Piccioneri, che abbiamo come ospite in trasmissione, che ti ringrazio naturalmente, Ilaria, di vero cuore per la tua presenza, e ti auguro una buona serata insieme allo staff di Gente di Calabria. Naturalmente estendo una buona serata ai cari telespettatori che come ogni sabato sera ci seguono con grande affetto e grande attenzione. Buonasera Ilaria e grazie ancora. Buonasera Giuseppe, grazie a te. Prima di iniziare, naturalmente proprio per dare la possibilità ai cari telespettatori di conoscere Ilaria, leggiamo un attimino la biografia, così entriamo subito nel vivo della puntata. Allora, Ilaria Piccioneri è nata a Messina nel 1995, ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico nel 2014 e attualmente frequenta la facoltà di lettere e filosofia. La scrittura per lei rappresenta una via di sfogo e allo stesso tempo una fonte di gioia. L'idea per la stesura di Tedian Nu e la rivelazione dell'ultimo Aileen, suo primo romanzo, le è arrivata riflettendo su quanto le esperienze e gli errori abbiano peso e definiscono con precisione artigianale la vita. Ha immaginato perciò un universo nel quale è possibile riparare e correggere ciascuno degli sbagli perpetrati o delle ingiustizie subite. Questa è Ilaria Piccioneri. La cosa che sicuramente avete notato, siamo di fronte a una ragazza molto, molto giovane. Questo è importante perché in un momento in cui la tecnologia prende il sopravvento su ogni cosa, abbiamo una ragazza che sicuramente legge e scrive. Certo. E siamo con questa domanda: come è nata la tua passione per la letteratura e per la scrittura? Allora, io ti ringrazio per questa domanda, oltre al ringraziarti per avermi fatto venire qui come ospite. Diciamo che più o meno leggo da sempre, però ricordo gli ultimi anni delle scuole elementari in cui ho trovato il libro di Matilde, Matilde sei mitica. Penso che moltissimi dei vostri bambini, insomma se ci stanno seguendo dei bambini, lo abbiano letto. E ricordo appunto che nel mentre non riuscivo a trovare magari qualche amico con cui condividere delle gioie, insomma non riuscivo a trovare un momento tutto mio, un momento che mi permettesse di provare emozioni, di provare gioia, iniziando a leggere Matilde Semitica, penso all'età di 8-9 anni, ho capito quanto la letteratura mi potesse dare, fino a che punto mi potesse far stare bene. Poi da lì è iniziata insomma la carrellata dei miei libri, sono sempre stata appunto una lettrice sfegatata, mezz'ora in biblioteca, in libreria soprattutto, insomma, certo. Tantissimo. E da bambina ho iniziato così, poi crescendo ho capito che c'era altro, a parte la gioia a sé, a parte il piacere di leggere, c'era anche certo. Altro, soprattutto nei libri. Ho capito. Ilaria, allora qui siamo di fronte a un romanzo di fantasia, quindi abbiamo subito la copertina, anche se ecco, puntuale la regia come sempre, farà scorrere delle foto che riguardano la tua presentazione e altre situazioni particolari. Questo è un romanzo di fantasia, stavo dicendo. Sì. Come nasce l'idea di scrivere un romanzo di fantasia? Allora, questa è una bella domanda. Perché io ho sempre fatto un ragionamento, diciamo, sul genere di appartenenza di un libro. Certo. Quindi il romanzo di fantasia, è vero che ho scritto un romanzo fantasy, di fantasia, però gli argomenti che tratto, diciamo che prescindono e trascendono, se vogliamo, questo limite. E quindi volevo instaurare il nocciolo della mia idea
che è un nocciolo molto importante, secondo me, comunque in un ambiente fantastico, quindi in un ambiente che contenesse streghe, viaggi nel tempo, cacciatori, quelle insomma le caratteristiche più comuni al romanzo di fantasia, sempre però con un sottofondo di una morale, di un contenuto solido e valido che io volevo dare al mio libro. Ho capito. Prima di entrare nel merito della storia, proprio naturalmente non svelando tutto perché il romanzo va letto, a Simona, mia sorella e migliore amica, il profilo umano di Ilaria e soprattutto quanto è importante per te la famiglia. Sì, allora infatti ho dedicato il mio libro a mia sorella, che più che sorella definirei anche, forse soprattutto, migliore amica. Penso che sia molto importante nel mondo di oggi, al giorno d'oggi, instaurare un rapporto solido con la famiglia. Certo. E non è tanto comune, secondo me, ora come ora, che sia così. Non è tanto facile che sia così. Noi magari ci auspichiamo che lo sia. Mia sorella è... forse sembra esagerato, forse sembra un eufemismo, però è davvero tanta parte di me, forse tutto, e lei, nel momento in cui non riuscivo a pubblicare il libro, per svariati motivi, perché ero troppo giovane, perché pubblicare non è facile al mondo d'oggi, lei mi ha sempre detto: tu ce la farai, più di tutti, più di chiunque, e quindi lei mi ha sempre appoggiato. Guarda, io sinceramente non sono riuscita a completare la lettura del tuo romanzo. Però è un linguaggio particolare, siamo di fronte a una penna importante, nonostante la giovane età. E non è facile in giovane età scrivere in questo modo. Io credo che tu avrai un bel futuro davanti. Grazie. Non credo che sia l'ultimo romanzo. Come nasce questa storia? Allora, la mia storia nasce da un evento che mi è capitato, quindi un evento della mia vita reale, in seguito al quale, insomma, io, diciamo, ho perso l'amicizia di un ragazzo, che è appunto un evento veramente basilare della nostra vita di tutti i giorni, capita a tutti. Sì. Attraverso questo piccolo evento io ho capito quanto fosse importante, quanto fosse speciale poter tornare indietro e riparare gli errori che abbiamo fatto. E quindi ho sviluppato questa idea degli errori, di poter correggere ciò che nel passato è andato storto, ciò che noi vorremmo poter cambiare del nostro passato, in questo mondo fantasy. Però l'idea basilare è nata appunto dalla mia vita e penso che un romanzo che abbia questo valore forse aggiunto possa far capire magari il cuore della scrittrice che ci ha messo appunto una sua esperienza di vita. Entriamo nel merito del romanzo, i protagonisti, la storia e soprattutto chi sono i custodi del tempo. Nel mio romanzo ci sono 5 protagonisti: Rud, Naini, Amun, Kili e Sibyl. Questi 5 ragazzi sono appunto i giovani Eveded, cioè i giovani custodi del tempo, coloro a cui viene insegnato e verrà insegnato come viaggiare attraverso lo spazio temporale. Loro quindi hanno un compito chiaramente molto importante e durante il romanzo io sviluppo, insomma, un anno, possiamo dire, accademico, un anno lavorativo, in cui questi ragazzi incappano in tantissime avventure che hanno appunto sviluppi che non posso dire, però hanno degli sviluppi che li porteranno a capire tante cose, li porteranno a capire anche delle cose che magari li possono far crescere, li possono far migliorare. Soprattutto io ho voluto dare ai miei personaggi io li chiamo anti-eroi, quindi un valore anti-eroico, perché non volevo costruire l'eroe per eccellenza, quindi colui che non fallisse mai, colui che avesse solo vittorie. Io volevo costruire dei personaggi che fossero veri come noi, come me, quindi che magari fallissero, che fossero pieni o comunque abbastanza difettosi, non voglio dire pieni di difetti, ma difettosi. Li ho costruiti presuntuosi, saccenti, arroganti, forse taciturni. I miei personaggi spesso non dicono quello che dovrebbero dire, un po' prendono da me, nel senso che non hanno forse il coraggio di esporsi in alcuni casi, forse perché sono immaturi. Io spero che con gli altri libri magari li farò diventare un po' più maturi. Non dicono una scusa, che a volte nella vita reale capita, insomma, di dire: tu mi dovevi delle scuse, forse non sei in grado di dirle. E
quindi appunto non volevo costruire un eroe per eccellenza, ma volevo costruire dei personaggi che fossero capaci, caparbi, però che fossero anche come noi, che fossero delle persone comuni. Sì, con pregi e difetti. Sì, con pregi e difetti. Tu hai già anticipato nella risposta, hai detto magari in futuro, quindi ci sarà un Tedian Nu in seconda versione oppure finirà qui? Allora, il mio obiettivo principale è finire la storia. Ora non so dire in quanti libri riuscirò a svilupparla, più o meno magari ho un'idea, non so se riuscirò appunto ad attenermi a questa idea qui, però chiaramente ho un obiettivo e voglio finirla. Dipende anche dai lettori, insomma dal seguito che avrò, vediamo come va questo primo libro. Ascoltami Ilaria, io volevo un attimino soffermarmi sul titolo, Tedian Nu e la rivelazione dell'ultimo Aelin. Mi puoi dire come nasce il titolo e anche la copertina, cosa rappresenta, visto che la regia ci dà la possibilità di vederla? Quindi Tedian Nu è il mondo che ho costruito, si chiama così, e gli Aelin sono la controparte degli Evedet. Appunto, come prima ho detto, volevo costruire degli anti-eroi, io ho costruito gli Evedet, i custodi del tempo, però non volevo dare loro troppo potere, nella vita non si è mai, insomma, supereroi, volevo costruirgli una controparte, una controfacciata. Ha appunto costruito gli Aelin, che avessero il compito di regolamentare le loro attività, o anche la loro saccenza, se vogliamo. Nella copertina appunto si vede l'ultimo degli Aelin, che è un signore appunto anziano, che io descriverò come anziano, e lo descriverò in una spiaggia. Questa cosa non è tanto voluta, però quando poi me ne sono resa conto, ho detto caspita. Lui appunto ha in mano questo bastone con la clessida del tempo, e insomma con in mano il tempo stesso, se vogliamo. Però ancor più mi piacciono molto gli orologi che vanno a cadere in acqua, che affondano, perché nel mio romanzo c'è una sorta di, insomma, di gap. Abbiamo un mondo che è messo in pericolo. Sì. E quindi la clessidra che va a fondo, l'orologio che va a fondo, ti fa capire che io... Stai perdendo il tempo. Sì, che ho messo un pericolo che appunto darà delle avventure. Guarda, il significato è molto profondo, perché poco fa, prima di iniziare la puntata, stavamo... Quello che io ho pensato, i custodi del tempo, i custodi del potere, della nostra libertà, questo viaggio a ritroso. Ti chiedo, se tu avessi la possibilità di tornare indietro nella tua vita, anche se ancora sei solo un segmento, è un po' poco, comunque, se avessi la possibilità di tornare indietro, cosa cambieresti? Allora, sicuramente è una domanda importante, perché mi fa pensare, insomma, mi dà molto da pensare. Ora, mi viene in mente da dire una cosa, non so se è forse un po' antimoda, o forse se alla mia giovane età potrei dire tanto, però vorrei dare dei consigli, vorrei avere la possibilità di dare dei consigli alla mia famiglia, dei consigli diversi, di modo che magari potessimo avere una vita diversa. Insomma, secondo me questo è una cosa che farei, affinché, insomma, io come loro, per una vita migliore, potessimo avere una vita migliore, questo sì. Tu stai studiando lettere e filosofia, sì, giusto? E quindi giustamente è completamente legata alla tua passione. Sì. È una scelta di cuore, vero? Sì. È importante nella vita questo. Bene, ti faccio un'altra domanda. Avevi parlato poco fa dei protagonisti. Sì. Questi protagonisti sono ancorati alla vita reale oppure sono semplicemente dei protagonisti inventati o frutto della tua fantasia? Io posso dire che sicuramente molti di loro prendono sfaccettature del mio carattere in vari colori, pregi o difetti, prima parlavamo di pregi e difetti. Quindi nel momento in cui Rud, che è un po' il protagonista della persona a cui io sono più legata e che ho costruito forse maggiormente, non dice delle cose, quindi diviene taciturno, diviene scontroso, lì io mi rivedo. Però non è stata una costruzione fatta a tavolino, solo avendolo letto, avendolo corretto, ho capito quanto io avevo dato ai miei personaggi e quanto loro forse avevano dato a me, perché per molte caratteristiche siamo appunto simili.
Oppure Naini, quando fa l'egocentrica. Scusami un attimo, ecco, la regia è come se mi avesse anticipato. Cosa sventolavi? Perché c'è quel foglio? Cosa rappresenta quel momento? Sì, qui stavo mostrando alla mia prima presentazione il foglietto della bozza del romanzo. Mm. Quindi un foglietto scritto nel settembre 2012, ben due anni prima che io iniziassi effettivamente a scrivere. Sì. E lì io, cioè una sera in cui appunto mi viene in mente l'idea del romanzo, io ho preso questa penna su questo foglietto e iniziai a mettere giù nomi, titoli, capitoli, insomma, e lo conservo ancora con molto piacere. Io leggendo naturalmente non sono riuscito, perché purtroppo non mi va di leggere velocemente, ho letto una sinossi, però la sinossi ti dà la possibilità solo di, è un'anticamera. La stanza della dimenticanza, cosa rappresenta? La stanza della dimenticanza in che senso? C'è un passaggio dove gli Evedet, coloro i quali che sono candidati, giusto? A un certo punto devono dimenticare. Chi non è stato scelto, correggimi se sbaglio, viene mandato a dimenticare. Tu parli del centro di dimenticanza. Benissimo, okay, sì. Allora, io ho costruito... Cosa rappresenta nel romanzo e soprattutto il significato che tu puoi attribuire nella vita reale? Quindi in questo palazzo di cristallo dove lavorano gli Evedet ci sono molti centri. Io ho costruito questo centro di dimenticanza in cui appunto le persone letteralmente dimenticano ciò che hanno imparato. Nel momento in cui alcuni personaggi non vengono classificati come adatti per fare gli Evedet, quindi i custodi del tempo, vengono portati, alcuni quasi tutti di malavoglia, nel centro di dimenticanza affinché possano dimenticare tutto quello che hanno imparato. E, ovviamente, come dicevo prima, il tempo, quindi il poter cambiare, il poter o dimenticare dall'altro punto della medaglia, ha un valore importante per me, perché io si può dire che già da giovanissimo ho capito quanto poter cambiare le cose potesse essere importante, potesse farci crescere, o allo stesso tempo poterle dimenticare, insomma, dimenticare le sofferenze. Capito. Secondo me è una mia interpretazione, è come se uno che cerca a tutti i costi di raggiungere un sogno. A un certo punto sappiamo che spesso i sogni non si realizzano, un sogno può anche durare per sempre ed è questa la sua magia. È come se uno non riuscisse a raggiungere un suo obiettivo, a quel punto meglio dimenticare il fallimento e ripartire da zero. Forse intende questo? Questa è certamente una bellissima idea. Non l'ho mai vista in questa accezione, però devo essere onesta che mi piace. Io ho pensato che fosse questo, ho avuto questa, perché tante volte è come se bisogna resettare tutto, se non riesci a raggiungere un obiettivo, resetta e parti da capo, partire da zero, come se nulla fosse accaduto, alla ricerca di un nuovo obiettivo. E questo è un messaggio che sicuramente possiamo lanciare ai giovani che ci seguono da casa. Certo, indubbiamente. Nella vita non bisogna mai smettere di sognare. Mai arrendersi soprattutto, sì. Benissimo, ti faccio un'altra domanda. Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo romanzo? Io ho impiegato 9 mesi, quindi da settembre a giugno. La chiamo, senza vergognarmi, la mia gravidanza. Mi fa ridere perché sono stati veramente 9 mesi. E poi appunto ero appena uscita da scuola, quindi appena diplomata, giovanissima. Avevo in testa questa idea, l'unica idea solida, dovevo scrivere il mio libro. Quindi non mi importava se avessi impiegato 1 anno, 3 mesi, 2 anni, sono stati 9 mesi, ho finito, ho detto ora vediamo se riesco a pubblicarlo. Era un'esigenza scriverlo? Sì, indubbiamente, non saprei altro come definirla. Era forse più che un'esigenza, una forza dentro di me, un'energia, io dovevo scriverlo. Le mie idee, i miei personaggi, tutto quello che volevo dire doveva essere scritto. Loro dovevano prender vita. Okay. Io sono contenta di averlo fatto. Allora, un passaggio particolare. Io un attimino ho visto delle foto, una nota, e queste sono le foto sempre della prima presentazione che hai fatto, non so dove era la presentazione? A Messina. Io ti chiedo una cosa, l'esperienza al liceo Felice Bisazza, l'esperienza con quasi dei coetanei, ci puoi raccontare quel momento, cosa ti ha lasciato e cosa hai cercato di lasciare ai ragazzi che ti stavano ascoltando?
Io ho fatto questo bellissimo convegno nella mia vecchia scuola, il liceo Felice Bisazza. Nel momento in cui chiaramente mi hanno detto: vieni, c'è un progetto, ci sono i giovani, vuoi parlare della tua esperienza? Assolutamente sì, sono stracontenta di poterlo fare. Io ho raccontato in breve, insomma, quello che ho fatto per poter pubblicare il mio romanzo e soprattutto, infatti, più che parlare del romanzo in sé, del romanzo stesso, volevo far capire quanto fosse importante impegnarsi, quanto fosse importante poi al mondo d'oggi. Non è tanto facile riuscire a trovare il proprio posto nel mondo, non è facile riuscire a inserirsi in certi ambiti lavorativi. E volevo essere un monito, quindi volevo dare un modo di spronarli affinché io, come modello, come esempio, essendo poco più giovane di loro, perché ho parlato con delle quarte, quindi da poco 18 anni, volevo fargli capire quanto fosse importante credere nei propri sogni, nonostante i tanti no. La vita sicuramente li metterà di fronte ai no, io questo l'ho detto. Ho detto: non vorrei che capitasse, ma sono sicura che vi capiterà. A me è capitato appena uscita da scuola. La scuola infatti è un po' il nocciolo che li racchiude, come è stato per me. Nella vita reale invece è diverso. E nel momento in cui esci da scuola, incappi appunto con: no, tu non vai bene, no, tu mi dispiace, non puoi entrare a lavorare con noi, il curriculum. La forma. Sì. Ilaria, ti chiedo una cosa: secondo te quanto è più importante il talento nella vita di tutti i giorni, oppure la voglia di fare, la determinazione, la capacità? Bella domanda. Non nego che il talento penso che sia fondamentale in quasi tutto, perché appunto forse al giorno d'oggi, in cui i tempi sono veloci, in cui per entrare in un posto magari ci sono un posto con 3.000 persone che vogliono andare, il talento serve, però forse ancora più importante è la voglia di farcela, quindi la voglia di applicarsi e di lavorare. Alla mia presentazione, la prima presentazione, ho detto: voi avete un sogno, provate a inseguirlo anche di sabato sera, evitate di andare a mangiarvi la pizza, quindi dedicatevi totalmente fino ad essere stanchi davvero, fino a dire alle 2 di notte: ok, ho lavorato, però oggi sono soddisfatto, ma sono anche stanco. Quindi applicarsi, lavorare sodo, oggi come oggi può dare tanto e comunque serve, perché non ti regalerà mai nessuno al giorno d'oggi, per come sta andando insomma l'ambiente lavorativo, il modo di lavorare. Questo sicuramente. Tu hai detto poco fa, giustamente, per scrivere è fondamentale, lo sappiamo, è fondamentale leggere tantissimo. Sì. Io ti posso chiedere quali sono i tuoi riferimenti letterari? Sì, beh, sicuramente io ho una specie di amore incondizionato verso Albert Camus. È uno scrittore francese, perché leggendolo, forse non lo consiglierei sotto i 15 anni, nel senso che è un po' complicato, però arriva una certa in cui tutti penso che debbano impattare con Camus, perché la sua scrittura, essendo veramente di uno scrittore super talentuoso, ti fa capire che cos'è la letteratura vera, senza però fronzoli, quindi senza mettergli quel di più che storpia. Io amo totalmente Camus. Vorrei poter scrivere come lui. L'essenziale, diciamo. L'essenziale. Vorrei poter arrivare ai suoi livelli, insomma. E questo è un augurio che io ti faccio. A questo proposito, dato che sei già, cosa vorresti fare da grande? Ecco, allora, non so se mi vergogno a dirlo, io vorrei poter vivere con la scrittura. Ora, forse può sembrare un'utopia, però penso di essere abbastanza giovane da poter dire: io credo ancora nei miei sogni, vediamo se lavorando riesco a farcela. E comunque, insomma, sto anche prendendo la laurea in lettere, e sicuramente la letteratura è il mio ambito, non so in che accezione sfumatura, ma è il mio ambito, è il mio mondo, dove anche sto bene. Questo sì. Beh, questo è un sogno bello, vivere la tua passione. Naturalmente quello che studi ti darà anche la possibilità di approfondire ulteriormente le conoscenze, sì. Perché è così che si scrive. Hai detto poco fa, hai scritto questo libro giusto 9 mesi, e poi il percorso prima della pubblicazione, le difficoltà, sì. E dico questa frase: l'indifferenza delle case editrici. Sì. I miei mesi penso più difficili, che più che essere mesi effettivamente credo siano stati 2 anni, sono stati veramente tosti, perché paradossalmente più che scrivere un libro è difficile far
farlo pubblicare, quindi vederlo in cartaceo in libreria. Io ho mandato, penso, il mio romanzo a una settantina di case editrici. Moltissime non hanno neppure risposto, non dico esagerando che neppure la metà mi ha risposto. Io ho scritto il mio romanzo a 19 anni, quindi ero giovane. Credo di forse non ho scritto un capolavoro, però penso che sia decisamente un buon lavoro. E quindi impattare con questa indifferenza, nel senso non rispondere neppure no, non va bene per questi motivi, di modo che io mi potessi correggere, è stata certamente tosta. Poi sono incappata con l'editoria a pagamento, quindi dover pagare per un lavoro che avevo già svolto, per il mio libro che avevo già creato, questo non mi piaceva di certo. Poi quando ho incontrato Alfio, che saluto sinceramente, Alfio Grasso, il mio editore, sono stata commossa perché lui mi ha detto: io credo insomma in te, credo nel tuo libro, lui me l'ha pubblicato insomma senza dover fare altri giri a cui non credo, insomma l'editoria a pagamento poi è un mondo a sé stante, penso che si commenti da sola anche. Come nasce il titolo visto che non abbiamo risposto? È una tua idea oppure è condivisa con la casa editrice? No, è una mia idea, però in realtà il titolo originario non era questo, era Teddy Annu e la notte di Estelle. Questo poi mi fu detto, un consiglio che si è rivelato ottimo: tu parli della notte di Estelle nel titolo, però lungo il romanzo, che più o meno sono 300 pagine, questa notte di Estelle non la richiami tantissimo. Quindi posso dire, nella notte di Estelle succede qualcosa di importante, certo, ma non era richiamata. Mi hanno detto, forse dovresti mettere come titolo qualcosa che nei capitoli viene nominato e che ha comunque una valenza, un'importanza. E io appunto ho optato per la rivelazione dell'ultimo Aileen. Questo sì. E la copertina chi l'ha realizzata? Molto bella. La copertina è stata una mia scelta, perché sì, quella dell'editore non era questa. E io ho detto, aspetta, guarda, vediamo se riesco a trovare qualcosa che mi convince e che soprattutto abbia un valore con quello che ho scritto. Certo. E nel momento in cui poi lo si legge, si capisce che insomma le cose coincidono e sono quasi un richiamo l'una all'altra. E questo mi è piaciuto tanto. Poi anche per i colori, io sono una molto per i colori, insomma, naturali. L'ho trovata sono adatta. Dei colori molto belli, questo marrone che dà tanta tranquillità, nonostante sì, tanta tranquillità, nonostante potrebbe incutere timore, però in un certo senso trasmette pure molta tranquillità. Ilaria, io ti chiedo un'altra cosa importante. Abbiamo parlato della tua esperienza, del tuo futuro. Però hai un sogno nel cassetto che non sia legato naturalmente alla vita letteraria? Allora, probabilmente a primo impatto mi verrebbe da dire no, perché ora come ora mi sento molto a velocità treno, 100 km orari, nel senso io vorrei veramente riuscire a, non dico essere una donna in carriera, però quasi, nel senso vorrei riuscire a inserirmi con il mio libro in un ambiente letterario. Forse un po' crescendo ti posso anche rispondere, magari sai, non dico la famiglia, o comunque trovare una relazione stabile che poi mi possa permettere anche di avere una famiglia mia. Questo non so se si possa definire sogno nel cassetto, però ora i miei pensieri sono questi, nel senso il mio libro, il mio lavoro, perché sono abbastanza giovane e voglio prima di tutto avere il mio lavoro. Capito. E poi anche su questa sfumatura, nel senso. Stai continuando a scrivere oppure per il momento no, sei ferma? No, sono ferma. Perché nel senso voglio anche provare. Perché è stato pubblicato a settembre. È un libro giovanissimo. Sì. Questo è un libro, sveliamo in particolare, questo libro è di tua sorella, giusto? Sì, la copia sì. La copia sì. E non lo vedo molto stropicciato, che no, infatti, perché lei ha iniziato a leggerlo, poi non è un amante della lettura e mi ha detto: io sto provando, vediamo a che punto arrivo. No, io vorrei solo leggere un passaggio per far capire a chi ci ascolta, certo, il tuo modo di scrivere. Il passo del presidente Chang era affrettato quella mattina, che lo copriva era di colore nero e il panciotto che indossava gli smorzava il respiro non più del necessario.
Il presidente stringeva in mano la 24 ore con decisione. Sarebbe apparso tutto decoroso e formale se il cappello a cilindro sulla sua testa non avesse dondolato a ogni movimento. Tanto che il presidente dovette spesso rimetterlo a posto. Scesi tre gradini oltre la porta della sua amabile dimora, oltrepassò il piccolo giardino, sempre ben curato, da mani che non erano le sue, e rinchiuse il cancelletto in ferro battuto dietro le proprie spalle con fare delicato. Questa è Ilaria Piscioneri. Io credo che quando si legge un passaggio e si riesce a immaginare perfettamente la scena, naturalmente attribuendo la nostra fantasia, perché è chiaro, certo, ognuno, credo che la penna sia, sia di un certo livello. Se io dovessi attribuire a questa penna un'età, non attribuirei sicuramente 24 anni, te lo dico con molta grazie, sincerità. E credo che siamo di fronte a un talento importante, che in futuro forse il tuo sogno si potrà realizzare. Ti ringrazio. Sono convinto di questo. Siamo quasi arrivati a conclusione di questa piacevole puntata, dove abbiamo un attimino messo in questo studio un po' di aria fresca, aria giovanile. Io credo che la tua presenza possa essere da monito a molti ragazzi. A molti ragazzi che hanno questo sogno, il sogno di scrivere, che per paura o per reticenza o altro lo tengono nascosto in quel cassetto, che spesso noi, il cassetto, sì, dei nostri segreti, dei nostri sogni. Sì. Tu hai avuto il coraggio di aprire quel cassetto, ed è questo il messaggio che noi lanciamo. Sì. Abbiate il coraggio di aprire, sì, il cassetto dei vostri sogni. Ti ho fatto qualche domanda, adesso io ti chiedo una cosa che non ho mai fatto. Vorresti dire qualcosa che esula dalle domande che ti ho fatto? Io colmando una mia lacuna in questo caso. Sicuramente vorrei riallacciarmi a quello che dicevi tu prima, nel senso, a parte i ragazzi che hanno il sogno di scrivere, vorrei lanciare, diciamo, un messaggio a tutti quelli che hanno un sogno, a prescindere dalla letteratura o dall'arte in sé. Provate a credere davvero nei vostri sogni, provate a credere sul serio in voi stessi. Però forse ora siamo troppo abituati ad avere le cose, insomma, in modo semplice, e quelle che sono troppo difficili le rifiutiamo e le rifugiamo, nel senso, no, questo magari per me è troppo complesso, io non ce la faccio. Non siamo più abituati a lottare, e quindi impegnatevi, studiate, credete in ciò che amate a prescindere, non provate a cercare, insomma, altre vie. Avete un sogno, soprattutto se è un sogno che, nel senso, non vi fa dormire, se è un sogno che vi lacera la notte. Riuscite a mettervi sulla strada per ottenerlo. Magari non ci riuscirete, però avrete fatto dei passi in più. E quei passi in più sono importanti nella vita. Io vi auguro di farli, sinceramente. Grazie a tutti quelli che hanno sempre creduto in me. Non farò i nomi, ognuno di voi saprà se potrà considerarsi parte di questo gruppo. Sì. E infine, ma non per importanza, grazie a te che stai reggendo. La parte finale dei ringraziamenti, e soprattutto un grazie al lettore, credo che sia un segno di grande umiltà. Sì. Quell'umiltà che bisogna utilizzare sempre come monito nel nostro cammino, ma mai l'umiltà deve essere da stimolo o da demotivazione a fermarsi. Essere umili ma al tempo stesso determinati. Certo. Quindi la tua umiltà e la tua determinazione ti hanno portato a realizzare il primo passo verso il tassello, un mosaico di un sogno ancora più completo. Io ti auguro veramente di cuore di realizzare. Tu hai parlato di utopia. Sì. L'utopia sono i sogni, il pensare in qualcosa che non potrà mai accadere. Io invece credo che l'utopia spesso è strettamente legata alla realtà. E se non si ha un sogno, non si ha
una visione utopica nella vita non si può arrivare da nessuna parte. Questo ce lo insegna Tommaso Campanella e la sua Città del Sole. Io ti auguro di tutto il bene di questo mondo, ti ringrazio. Grazie. E soprattutto ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere e poi completiamo questa bellissima puntata. Io vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno letto fino ad adesso, anche perché ho ricevuto tanti commenti, tanti giudizi e anche delle piccole, insomma, sfumature di giudizio che magari mi hanno fatto crescere, che in un primo momento ho detto aspetta, forse stanno sbagliando, e poi insomma quattro occhi sono meglio di due, quindi certo. Nel momento in cui mi hai detto guarda, qui forse avresti potuto far così, io appunto con grande umiltà ci ho pensato, ci ho riflettuto tanto, ho detto forse hai ragione. E poi se insomma siete degli amanti della letteratura, soprattutto della lettura fantasy, potete provare ad approcciarvi al mio romanzo, ma più che al mio romanzo, insomma anche al mio modo di vedere le cose. E a me questo libro ha fatto crescere e spero che faccia crescere anche i lettori, chi si appressa insomma ad entrarvi. Benissimo, con questo ultimo messaggio di Ilaria, io naturalmente ti ringrazio per la tua presenza e spero comunque in futuro di riaverti ancora in trasmissione per anche una per nuova me. Opera e ne sono sicuro. Naturalmente la puntata di Gente di Calabria per questo sabato sera volge al termine. Io, cari telespettatori, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Telemia, una buona domenica e come sempre ad Maiora.